Eccoci qua di nuovo in onda per una nuova puntata di Romagna's Got Talent, il programma che ha più seguito in tutto il Nord America, nel Centro Africa e anche in parte dell'Asia, così senza motivo logico come l'elenco che vi Continentale. ho appena fatto. Buonasera da me che sono Dibla, come sempre a condurre questo programma, ma come sempre insieme a me la mia spalla, il mio socio, il grande Mirko Efa, ma non sei, ma non sei. Buonasera, buonasera dal Regno dei Ghiacci, buonasera a tutti qua. Ci tengo subito a introdurre e salutare la nostra regia tecnica video che sono Samuele Mussoni e Marco Ierpo. Un grande saluto a tutti i nostri amici della radio di Radio Rubicone, al direttorissimo Massista Pini e a tutti gli altri che come noi si arrabattano in radio a distanza, lontani dai nostri studi, ma sempre facendo il massimo per divertirci un po', per fare un po' divertire, per fare un po' conoscere le nostre realtà e un po' anche le nostre passioni, no, Dibla? Assolutamente sì, anzi, sai chi invidio un pochino, amico mio? Invidio quei ragazzi delle Melody Box che riescono ad andare in radio loro registrando le loro puntate e lo fanno perché sono da soli, se lo possono permettere di poter andare in radio. E quindi bravi, anzi, un saluto a tutti i ragazzi del Melody Box, a Matteo Bocca, al maestro Bertaccini, Filippo Letti, Marco Tursi e il grande Cali. Sempre sui 90 FM, dalle 22:30 a mezzanotte, sintonizzatevi con Radio Cuore Rubicone e ascoltate il Melody Box, ragazzi, perché si roccheggiano Il un pochino. pieno Detto questo, coprifuoco. sempre su La Radio Cuore musica del Rubicone, coprifuoco, Melody Box. esatto. Voi tanto Nuovo potete slogan. uscire, vi ascoltate comodamente in casa, la radio che fa sempre bene al cuore. E fa bene ancora anche vederci a noi, perché siamo in diretta Facebook sulla pagina di Radio Cuore Rubicone, appunto. Questa è Romagna's Got Talent, potete scriverci in diretta. Che cos'è Romagna's Got Talent? Magari qualcuno si è collegato or ora per la prima volta. È un programma fatto da gente per bene, gente che è cresciuta con la voglia di far conoscere altra gente, che conosce altra gente, conoscendo altra gente, poi farà conoscere altra gente ancora, ma soprattutto gente che fa musica. Va bene detta così, Mirko? Non mi Bravo, riconosci? Dibro, vedo che sei proprio sempre Sono sulla cari, è gente, perché ho cioè, dormito troppo minchia. stamattina, forse per questo. Non facendo una minchia, e quindi detto questo, ho già trasceso tutto quanto. Che cos'è Comunque, Romagna's Got possono Talent? Appunto, conoscersi come e in vai, che modo? dillo, Consultando le bravo, nostre esatto. pagine social, partendo da www.facebook.com/romagnasgottalent o ancora meglio /radioicarubicone. Oppure tramite sempre le nostre pagine social su Instagram, dove troverete tante storie, tanti video, che sono sempre l'omonima Romagna's Got Talent e Radio Icaro Rubicone. E poi, come dico tutte le settimane ormai, se così vi incuriosiamo un po', se siete un po' incuriositi dalla storia di 10 anni di Romagna's Got Talent, magari vedete anche il nostro canale YouTube dove, sai, ci sono qualcosa come 200 e un po' puntate, 200 e un Per po' dire, ospiti, così, numerini per dire, esatto, e che poi ore di musica dal vivo, intanto collegamenti. aggiornatissimo perché a parte le puntate di lunedì scorso sono tutte le puntate precedenti dell'edizione attuale che stiamo facendo, che è Romagna's Home Talent. E vi dirò Ovviamente. che all'inizio di ogni puntata non c'è la voce che dice nelle puntate precedenti, perché basta che scorrete e le vedete. Siete belli. Assolutamente sì, assolutamente sì. Detto questo, scriveteci in diretta Facebook, fate i vostri saluti e ne approfittiamo per salutare dei nostri cari amici, quelli che sono stati i nostri ospiti lunedì scorso, cioè Fulvia. E Gian Maria ha detto overflowing. E a proposito di Gian Maria, volevamo mandarlo lunedì scorso, ma poi questione di tempo non siamo riusciti a farlo. E direi di vederlo oggi un video che lo vedete protagonista con la sua vecchia band di nostri carissimi amici che sono il Rudy Scave. Questa è Gale. Quindi buona visione. Noi ci vediamo tra pochissimo, sempre qua con Romagna's Got Talent. Musica.
Oh yeah, oh yeah, scarica di adrenalina subito così per darsi la carica giusta in questo lunedì sera. Targato Romania's Got Talent come sempre, siamo in diretta qua su Radio Icaro Rubicone, in diretta Facebook soprattutto, quindi iscriveteci, fate i vostri saluti, fate le vostre domande agli ospiti che andiamo a presentare tra pochissimissimo. Andiamo a salutare anche un caro amico che si è appena scritto, che è l'amico Patrizio. Ciao Oh, Patrizio, Pat! siete sempre dei Ciao! begli ometti, lascia fare, buon gustaio, bravo. E torna a trovarci quando potremo, comunque vediamoci in un qualche modo. Detto questo, appunto, come Mirko vi ricordava prima di questo fantastico video, di questa fantastica canzone, seguiteci sulle nostre varie social, scriveteci se siete interessati a partecipare a questo programma, scriveteci e contattateci come hanno fatto i nostri amici che sono qui con noi questa sera, ovvero signore e signori, Grazie, grazie di Pego! Palesatevi, ragazzi, palesatevi. buonasera a Buonasera. tutti, signori. Buonasera. Ciao Fra, ciao Sonny. In realtà sono collegato da Marassi in questo momento. Esatto. Come Molto state, bene. ragazzi? Benvenuti a Romania's Got Talent, innanzitutto. Per Fra un ritorno, perché Grazie, sì. abbiamo già avuto il piacere di conoscersi poco meno di un anno fa. Sì. Invece per Sonny è the first time ever. Sono terrorizzato, infatti. No, scherzo. Un Si pochino, vede, fai un pochino bene. sì. Io ho i Ma brividi sulla pelle d'occhio perché non si vede con la webcam. io sto tremando, però è in Sì. bassa definizione il mio schermo, quindi non si nota. Se ci fate caso, in verità, dal momento che ha un gomito appoggiato sulla scrivania, dovreste vedere tipo questo, quindi tipo lo schermo che fa così, ma è proprio colpo d'occhio, ragazzi. Se Ce li ho frizza, non tutti e due frizza, è lui. appoggiati. Siamo abituati. A posto, fa piacere che ci si capisce tra intenditori, posto. Va bene. Prima di vomitare, perché qui ho tutto questo effetto, poi dopo. Come state? E raccontateci un po' di voi, chi sono gli Ego e da quanto tempo vi conoscete e avete messo su questo progetto musicale? Allora, vado io, Sonny? Vai. Vai, vai. Bene, allora, innanzitutto io sto decentemente, grazie. Ho bevuto una birretta prima di arrivare qua, sono bello rilassato, è un piacere tornare a trovarvi, bravissimo Dibla, è per questo che ho sempre piacere tornare. E siamo cariche, siamo felici di essere qua. Allora, dopo l'incipit che mi sono scritto su una mano, raga, detto ciò, chi siamo? Allora, il nome completo del progetto è Ego It's You. Ego, tecnicamente, è il nome d'arte mio. E poi ci abbiamo Soviet Sonny qua, bello come l'aria. E noi chi siamo? È una bella domanda. Sostanzialmente, ve la faccio breve. Un giorno io e Sonny, e c'era anche Ugo, perché Ugo più o meno c'è sempre, e eravamo in centro a Cesena a fare un aperitivo. Io ero molto giù di morale. Sonny e Sonny. Abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo iniziato a parlare. Fai due chiacchiere, bevi quello, bevi l'altro, altre chiacchiere, altre chiacchiere. Scendi nel personale, scendi Scusa, con nell'ego, altre chiacchiere intendi chiacchiere. spritz, vero? No, Negroni, Ah, perché ok, scusa in quel che... caso sono buffetti. Le chiacchiere sono. Vabbè, scherzo, però. Il concetto è circa quello. E ci siamo confrontati, abbiamo visto che a livello emotivo avevamo tantissime cose in comune. E c'era balenata questa idea di fare un duo acustico. Inizialmente doveva essere una cosa tranquilla, da cover. Poi che succede? Succede che arriva il lockdown. Io faccio un po' di cose qua, faccio un po' di cose di là. Sono venuto appunto a trovarvi con i Joe Gassdee Slow Emotion, che Esatto. saluto tutta la vita, Ciao ragazzi. e per colpa loro, non per me, perché per me sarebbe un merito loro, ma dal vostro punto di vista, per colpa loro ho iniziato a scrivere canzoni. E mi sono messo giù, ne ho fatte due, ne ho fatte tre, e vedevo che andava bene, cioè, nel senso, mi sentivo compiaciuto per quello che facevo, ed è una cosa molto strana perché mi succede molto poco. E a quel punto ho chiamato Sony, gli ho detto: guarda, io ho un pezzo, gliel'ho mandato. Lui mi fa: dammi 2 giorni, arriva la base di basso, primo pezzo degli Ego. È andata così. Pronti via, pronta consegna, insomma. Ah, sì, più o meno. Meglio di Abbastanza. Amazon. No, sì, esatto, noi ci potremmo chiamare Prime tranquillamente, non Ego, però.
Il discorso è che, stranamente, io e Sonny non abbiamo mai suonato tanto, perché io e Sonny ci conosciamo da relativamente poco. Sì, è vero. Però io non mi è mai capitato nella mia vita, io suono da 7-8 anni, non mi è mai capitato nella mia vita di trovarmi con una persona così tanto bene come con Sonny. Noi abbiamo fatto... In così poco tempo. Sì, noi la prima prova che abbiamo suonato assieme sembrava che avessimo suonato da 20 anni. E mi ha lasciato malissimo questa cosa e benissimo allo stesso tempo, ovviamente. E... vi interrompo e entro a piedi pari su questa tua affermazione. Ma alla Materazzi. Come dite, se sentiamo qualcosa, no? Dibla, cosa avevamo in scaletta? Esatto. Visto perché che... ci avete stuzzicato, ci avete proprio tirato fuori... Allora, adesso vogliamo sentire questa complicità, questa... Visto che frasi dicevi che, di solito te non scrivi mai niente, però hai avuto voglia di scrivere, però ti cimenti anche in cover e quant'altro. Sì. Ci fai sentire qualcosa questa sera, visto che sei chitarra munito, anche se la tieni nascosta lì? Questa? Esatto, è tua. Ma va, ho sempre chiamato ukulele, ho sbagliato tutto. Vedi, no? L'ukulele cos'è allora? Dipende dalle prospettive. Esatto. Va bene, allora, non è proprio una cover, è un medley. Scusa, intanto te lo dico così in privato, ricordati di attivare l'audio originale. Così. Vai tranquillo, non c'è problema. Ok, sì, tranquillo. No, tranquillo. Non se ne è accorto nessuno, comunque. Assolutamente no. In okay, dato, no. Su un altro canale. Ciao Sonny. No. Sera. Va bene, è un medley che ho chiamato medley primo maggio tempo fa, perché mette assieme due dei miei artisti italiani preferiti. E... fa circa così. Mi piace il circa così. Buon ascolto. Musica. Sono attorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono attorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Dici che spendi stipendi stipati in posti stupendi, tra culi, succubi, succubi di pittorrendi, succhi, brandy e ti stendi, dandy, non ti comprendi, senti, tu non ti offendi, se ti dico che sei trendy, prendi me, per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento, essendo amico di Battambembo, sono un silenzio, che può diventare musica se rimo sghembo su questi stessi tempo che frequenza, con l'auto l'autoradio, con l'auto l'autoresto, faccia a faccia, con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro, con validi manuali ricostruisco, gli argini di una serata ai margini della disco, e mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che poi mischio il rocchetto e dopo non capisco com'è che si finisce a parlare di Ciclobo delle strade di San Francisco. Oh, 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 sono attorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono attorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Wow, terza B di un ITC, una classe di classici figli di, da dubbi amletici, tipici dei 16, di essere o non essere patetici, e sì, con gli occhiali spessi, vedessi, ho amici che spesso mi chiamano Nessie, in defessi mi pressano come uno stencil, Bud Spencer e Terenzi, le resti con grosse limite, mambottiti di bicipiti, da tipi che in vivi vengono i brividi, se per fare fighi lasciano limiti, non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione, no, non mi conoscono ma tirano le loro nuche sul mio profilo da Sirano, se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite ti deridono come dito d'opero, chiamo il sito come me, sa che quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sake, metto fuoco attorno a me. Sono attorno a me, ma non parlano con me, sono come me,
ma si sentono meglio solo attorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. La chiavica, campione in carica, ho la calotta carica che scotta come roccia lamica. Nella gara di chi bara nella musica, sono in gioco con un due di picche nella manica. L'unica certezza è che finisco mal, muore Caparezza, tutti al funeral. È paradossal, ma io non vengo, non ci tengo. Mamma, quanti dischi venderanno se mi spengo? Wow, 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 wow. Grande, fra. Che frac... Capite perché è lui quello che parla dei due, vero? Lampante. Ma smettilo. Fare un mashup così a un certo Ramazzotti punto... Ernia è stato bellissimo. Vero? A un certo punto non ho capito se hai detto Bud Spencer e Terence Hill o Bud Spencer e Matteo Renzi. Non ho capito. Ah, sì, era Matteo Renzi. Ovviamente. Avuto un attimo di shock. Però... Shock because... Esatto, in tanti ci stanno scrivendo, perché siamo in diretta Facebook, ricordiamo, questa è Romania Got Talent, siamo in diretta Facebook su Radio Icaro Rubicone, e appunto sulla diretta ci potete scrivere, potete fare un saluto, come hanno già fatto in tanti, come l'amico Lino che dice bellissimo Fra, la nostra cara amica Gio Gasde che ci saluta, e ciao Gio, ciao ragazzi. Gio. E complimenti a Francesco, e soprattutto ci manda un grande saluto la nostra Giorgia. Ciao Giorgia! Ciao Giorgio! Cuoricioni. La Giorgia che non manca mai di fare stories di presentazione della serata. E... Giorgio, torna, ci manchi. È la nostra social media manager. Detto questo, torniamo a parlare con i nostri ospiti, con Francesco e con Sonny in arte Ego. E diciamo una cosa innanzitutto. Adesso vado a controllare qui sul computer. Avete una pagina Facebook e non solo, certo. Ma la cosa principale in questo momento per me è la pagina Facebook che trovate con Ego It's You, perché Ego e basta, ci vengono fuori altre 3.000 cose, ma soprattutto questa sera abbiamo una missione, perché come siamo partiti con la trasmissione, la pagina aveva 399 like, dobbiamo arrivare a 500, ma anche a 400, vuol dire. Però noi puntiamo in alto. 400. Vi prego, ragazzi, no, io intendevo 400.000, cioè non ci siamo capiti, esatto. Forse. No. Vabbè. Oh. Io puntavo in alto, come quando parlo di stipendio col mio capo, io punto sempre in alto, dopo ogni tanto a scendere si fa sempre tempo, e infatti io scendo sempre. Marco, perché stanno... I popolari. Esatto, e quindi mi raccomando, mettete un bel like, e lì potete trovare un po' tutte le informazioni di questi due... bravi ragazzacci, e soprattutto c'è una cosa fondamentale che vogliamo dire per questo progetto, che c'è un crowdfunding. Una raccolta fondi, c'è una raccolta, c'è un crowdfunding. L'ho detto bene. È stato bravissimo. Allora, c'è una raccolta fondi in atto, sì, e ve la spieghiamo, nel senso che vogliamo regalarvi il prodotto migliore che riusciamo. Ci teniamo veramente. Noi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è stato praticamente a costo zero. Abbiamo utilizzato sempre, e solo, utilizzate molto brutto da dire, ma consentetemi il gergo, abbiamo utilizzato sempre e solo ragazzi che hanno una tecnica mostruosa, ma sono le prime avventure. Noi, voglio dire una cosa grossa, ma ci sentiamo indie, ma l'indie degli anni 80 con i Ram che uscivano fuori dall'America, da Seattle, dal nulla. E noi ci sentiamo un po' così. Vogliamo fare delle cose belle, il genere non è indie, però vogliamo chiamarci indie nel senso di indipendenti. Stiamo lavorando da soli, ci autofinanziamo, collaboriamo, siamo tutti giovani, tutta gente che ha fatto lavori diversi, cose diverse, che ci tornano adesso a dare una mano in quello che stiamo facendo. E il crowdfunding ci serve proprio per aumentare questa possibilità e portarci a un livello in cui sì, spendiamo dei soldi, ma li spendiamo in maniera cosciente, riuscendo a regalare magari un altro video e un merch valido su cui stiamo già lavorando, e soprattutto dei suoni, delle produzioni sempre migliori. E qui cito Etienne Guichard, il nostro producer, che
è un ragazzo fenomenale, con lui è cambiato tutto, è stata la svolta e gli voglio un gran bene, lo saluto. E tutto qua. Noi vogliamo fare le cose fatte bene, regalarvi un bel prodotto, prima per fare contenti noi. Perché già che fai una cosa, falla bene. Esatto. Sì. E poi per uno che ascolta e dice, ah, hai capito sto minchione di Parini invece? Quindi ricordiamo dove si possono trovare tutte le indicazioni per poter arrivare poi a riuscire a darvi una mano. Per potervi dare una mano, cosa devo fare? Io, utente medio che arrivo ora sulla pagina Facebook. Allora, basta andare sulla pagina Facebook e c'è un bellissimo post sulla pagina Facebook, noi non pubblichiamo tanto, quindi dovreste trovarlo subito, in cui ci sono tutti i dettagli, un bellissimo video di presentazione, intervista doppia che io e Sonny abbiamo fatto, tra l'altro, con tanto di facce in silenzio. Hai presente le iene, no? C'è sempre uno? Ecco, noi abbiamo registrato anche le parti in silenzio. Ed è stato un trauma perché tu parli per 20 minuti, poi per un minuto stai così. È un trauma, ragazzi, cioè rivedersi ti senti scemo, però funziona. Sì. Quindi no, lo lì so, trovate lo so, tutto. Mi hai fatto ricordare le prime volte che sono salito su un palco, che più o meno la scena era la stessa, io facevo le battute e poi guardavo la gente che... E non è guarda, stato... ti sono in mezzo al cuore perché, perché succede, anche troppo spesso. No, allora, visto che ci siamo, abbiamo detto anche appunto che c'è stato un video, io direi che possiamo andarci a vedere il video. Del vostro primo singolo ufficiale, direi a questo punto. Esatto, giusto? Certo. Quale però nome, il brano è in inglese, quindi lo farei nominare a te, perché non voglio fare figuracce, non voglio anche che si capisca un'altra cosa. Quindi Fra o Sonny, come volete voi, presentate pure il prossimo video che andrà in onda, che è appunto il video degli Ego. Dio, che emozione, potrei sbagliarmi, sicuramente mi sbaglierò. Tight with Time. Buona visione. Thank you.
Wow! Wow, bello, 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 bello. Rieccoci di nuovo in onda qua con Romania's Got Talent, in diretta su Radio Icaro Rubicone, sui 90 FM per chi ci sta ascoltando, ma soprattutto in diretta Facebook per chi ci sta guardando. Se non siete sicuri, siete in diretta, non siete registrati, no, è lunedì 15 febbraio, sono le 10. Se sentite questo stesso orario, questo stesso giorno, il sabato sera, vuol dire che ci state seguendo su Icaro TV, dove va in onda e soprattutto che non state guardando la Maria De Filippi, che esatto, ormai perché ricordiamo che Romania's Got Talent è un programma fatto apposta per contrastare i grandi prodotti Mediaset, per cui diciamo in onda Dibla, apri la busta? Esatto, il lunedì sera al posto, a contrasto del Grande Fratello VIP, e sabato sera in pieno contrasto con Se Posta per Te. E infatti a noi si scartano come le buste, così. È come ma se no, nulla fosse. Ma torniamo a parlare con i nostri amici che sono qui con noi, con Sonia e con Fra. Molto bello il video. E grazie, dove è stato registrato e soprattutto chi è il regista, l'autore di tutto questo? Allora, questa è una cosa simpatica. Allora, è stato registrato in un centro che si chiama MET, che realisticamente, ragazzi, non vi sto prendendo in giro, è dentro una COP. Come? Non sto scherzando, ragazzi. È vero. Non sto scherzando. Tanto è anche bello come posto, comunque. È una sala di scena bellissima. L'abbiamo trovato per fortuna. Abbiamo mandato avanti il videomaker, che lui gira e rigira, ha iniziato a cercare qualcosa con la sua troupe, perché dietro c'è un lavoro di 6 persone, che vorrei ringraziare tutte quante, tutta la Branca Leone Studios, che tra l'altro è un nome che quando me l'hanno detto io li ho presi senza sapere il prezzo. Esatto. E hanno trovato questo posto, mi ci hanno portato, ci guardiamo in giro, a me viene il fiatone, a lui viene il fiatone, e lui, bisogna farlo qua. Farfalle nello stomaco. Sì, proprio quando sono entrato ho visto il palchettino col telone e subito il regista mi ha fatto: noi adesso andiamo a girare un video, subito, di te che fumi in macchina, e lo proiettiamo lì dietro quando stai suonando, durante il video. Quindi video nel video, manco Inception. Molto Inception, esatto. Inception. Esatto. E, ovviamente è stato un po' tutto traumatico in positivo, perché noi non ci aspettavamo questo. Noi, anche col regista, è stato un solito aperitivo, perché a quanto pare la mia vita va ad aperitivi. Guarda, l'avete scoperto anche voi, comunque le cose migliori un quarto di vino davanti a un bicchiere di qualcosa, per cui assolutamente. E facciamo due chiacchiere, gli faccio sentire il pezzo, lui mi fa: beh, carino, ne possiamo parlare. Viene fuori che era un operatore Rai, e io tipo così, ma alla mia età, tipo, quindi ci sono rimasto malissimo. Facciamo altre due chiacchiere, arriva il vero regista Mattia De Palo. E quest'altro era il grande Macchia, e lo chiamerò per sempre Macchia. E arriva Mattia De Palo, ci guarda in giro, fa: boh, a me piacciono i Rayhead, quindi si può fare. Bene, arrivato. Ci siamo messi giù altre 4 persone, quello della fotografia, quello delle luci, sembrava un set, capito? Era proprio una cosa, era un set serio. E poi si sono aggiunte tutte le comparse, che alla fine sono amici nostri, alcuni da Firenze, sono arrivati apposta. Ed è stato bellissimo, un po' perché sembrava una festa, vista dal video sembriamo tutti attaccati, non siamo tutti attaccati, ragazzi, siamo uno più largo dell'altro. Sembrava una festa, però, capito? Ma era proprio un bel momento, e con tutta la nostalgia che avevo, perché l'abbiamo girato a agosto, mi pare. Con tutta la nostalgia che avevo, è stato già quello, è stato molto bello. E poi quando è arrivato il video, alla fine, a me è arrivato a novembre, ovviamente, poi è uscito a dicembre, il 4 dicembre, quando è arrivato il video ho scritto a lui, prima cosa che ho detto: Sonny, è arrivato il video, e com'è? È in 4K. Io non ci potevo credere, ragazzi. Quando l'ho visto ho detto, cioè, la mia faccia, meglio della mia faccia vera, cioè, fantastico. Sì, è stato di brutto e piace le tipe, no? Esatto. Esatto. Vedi che spacca di brutto e piace le tipe.
Esatto, e quindi niente, è stato tutta una gran bella sorpresa. Per quanto il 2020 sia stato un anno molto pesante e beh. assolutamente negativo, però il mio 2020 in qualche cosa si è difeso molto bene e grazie a Dio posso dirlo. Cioè veramente grazie a qualcuno posso dire che è andato bene. Vogliamo ringraziare anche il dio della musica che ci aiuta tantissimo in questi casi e magari ci può anche aiutare attraverso la tua mano fra facendosi ascoltare un altro brano fatto dalla tua chitarra, dal tuo palissandro magico. E cosa si tira fuori? Allora, punto primo è un Mogano, poi no, scherzo. Cosa facciamo? Allora, innanzitutto, come diceva mia nonna, pace l'anima sua, Asprovem. Detto ciò, io provo a portare un classico degli anni 90, rifatto in forma acustica, dei Frankie Goes to Hollywood. Proviamo una cosa caruccia. Attivando l'audio originale, tra l'altro. Non ti preoccupare. Beh, Come ho no, fatto io stavolta me l'ero prima, come dimenticato, grazie. Cioè, ho se me l'ero fatto. dimenticato di blato. Grazie, ricordi le cose lì qui. Ok, va bene? Allora, Ok. buon ascolto con Francesco. Musica. Scusate, c'ho le cuffie nel mezzo. Feel like fire. I'm so in love with you, purchased soul. Dreams are like angels, they keep at bay. Love is the light scaring darkness away. I'm so in love with you, built a soul. Make love your code. Protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around. With my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy, yeah. Rushing, rushing inside of me. The power of love flows from above, cleaning my soul. Charms of fire, purge the soul, make glow your cool. This time we'll go sublime. Love is entwined, divine, divine. Love is hatred.
Love is treasure, love is pure, the only pleasure. I'm so in love with you, pretty soul. May close your cold. Power alone, first from above, cleaning my soul. Power alone, first from above, sky cleaning the home. More songs of fire, burns the soul, may close your call. Oh yes, wow. Oh yes, grande Fra. Super Fra. Super Fra, super Fra. Bellissima, tanto grazie. Bellissima canzone, questa è una tra le mie best preferite ever. Spero di non averla scialacquata, diciamo così. No, assolutamente no, assolutamente no. Andiamo a salutare chi si sta scrivendo sul finire di questa puntata, che è l'amico Ugo Fagioli. Che salutiamo, parlavamo appunto di aperitivi tutti assieme e Ugo è sempre in mezzo. Ugo è saltato subito fuori. Ha sentito aperitivo, capito? Aspetta, lo simbolo di Batman. C'è qualcuno alla vineria? C'è qualcuno? Un graspo d'uva nel cielo. Ed è sbucato. Purtroppo noi siamo qui sul finire di questa puntata, quindi ci diamo appuntamento a un bar prossimamente. Speriamo di sentirvi presto live. Ricordiamo nuovamente la pagina Facebook, tra l'altro io non sono andato a vedere, magari ne approfitto adesso intanto, la pagina Facebook appunto dei ragazzi, a che punto siamo adesso, guardiamo un attimo Rui Tamburi. Siamo, signori e signori, cosa avete fatto fino adesso? Dovete mettere mi piace alla pagina dei ragazzi Ego It's You, mi raccomando. È tutto attaccato e viene fuori la pagina. Dobbiamo arrivare a 500 per forza. Non è che potete, ho fatto una puntata apposta, almeno adesso in questo esatto momento. Detto questo, comunque fatelo. Noi ringraziamo ancora. Grazie Fra, grazie Sonny. Grazie a voi. Grazie a voi ragazzi. E nel cercare la pagina potete anche trovare tutte le informazioni appunto per poter aiutare questi ragazzi nel loro crowdfunding, nella raccolta soldi per il loro progetto, perché presto uscirà il loro disco e come avete sentito e rivisto, il progetto è molto ambizioso ed è anche molto interessante. Detto questo, grazie ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi ragazzi, veramente. Grazie di cuore. A Marco ovviamente, i nostri super mega tecnici. Grazie al mio socio, nonché cosplayer number one di Frozen, numero uno, Mirko Manussi. Il più grande grazie della serata va al fantastico Dibla per tutto il suo grande lavoro di presentatorissimo. È di tutti. Detto questo, ci vediamo lunedì prossimo con altri ospiti. Come diciamo sempre, buonanotte, buona musica. Soprattutto... Ciao Barberardi! Ciao Barberardi, ciao ragazzi, ciao Dudi, ciao a tutti quanti. Pace interiore, amici. Buonanotte. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.